Allora, Vittorio Petrelli, questa vicenda dell'ipotesi di riconversione a biomasse del quarto gruppo di Torre Sud, una vicenda che sembrava in qualche modo chiusa, ma che invece lei ha scoperto essere forse un po' più avanti di quello che si pensava. Perché? Perché in realtà esiste una lettera del sindaco fatta al Ministero dell'Ambiente e al Ministero della Salute, in risposta a una missiva che aveva ricevuto ad agosto dello scorso anno, nella quale il Ministero dell'Ambiente chiede al sindaco se le obiezioni presentate, nel 2010, riguardo l'esercizio continuo di questo gruppo, siano obiezioni di carattere sanitario, attenzione, e sostenute anche dal Ministero della Salute, siano ancora valide oppure possono essere superate in virtù di una nuova proposta che fa Tirreno Power al Ministero e anche per conoscenza al Comune, che attenzione, non è una proposta di biomasse, ma è una proposta per mantenere in esercizio un gruppo con il vecchio sistema dell'olio combustibile che anche se brucia in una minima parte però produrrebbe anidride solforosa e polveri che non hanno ottenuto una valutazione di impatto ambientale. Quindi io sto informando la città e avvisando la città che il sindaco fa una lettera nella quale lascia molto aperto il campo, contrariamente a quello che erano le volontà del Consiglio Comunale. Senta, oltre a questo lei però ha rivolto anche, diciamo, un appello agli altri candidati, aspiranti candidati a sindaco del centro-sinistra che concorreranno con le elezioni primarie. Qual è questo appello? Rivolgo un appello ai miei colleghi candidati che anche loro si adoperano affinché riusciamo a fermare questo sindaco, in particolare il dottor Guerrini, che a suo tempo ha ricoperto un ruolo importante nell'osservatorio ambientale dal punto di vista sanitario, informando il sindaco che obiezioni sanitarie non possono essere rimosse con una semplice carta senza che ci sia uno studio ambientale che motivi eventuali nuove posizioni.